primo intervento sarà da parte della dottoressa Maria Rosa Randaccio, che è una dirigente dell'Intendenza di Finanza, la quale parlerà di alcuni casi abbastanza clamorosi di malfunzionamento da parte dell'organizzazione della riscossione, in particolare le cartelle fasulle, i danni erariali e tutti gli sperperi che ne conseguono. Dottoressa. Grazie. Saluto tutti, come è stato detto sono un dirigente del Ministero delle Finanze in pensione da tanti età, però ho vissuto direttamente le cose che vi racconto e che naturalmente avete avuto anche voi modo di capire che c'è qualcosa che non va all'interno della pubblica amministrazione, in particolare del Ministero delle Finanze. Questo qualcosa che non va è che da qualche anno arrivano le cartelle esattoriali da parte di Equitalia in tutta l'Italia, cartelle che sono gonfiate o addirittura si riferiscono a tributi già pagati e cose di questo genere, che comunque l'amministrazione dello Stato, che dovrebbe essere etica, cioè lo Stato è un'entità etica, quindi deve avere la sua morale, perché altrimenti non può proprio esigere i tributi. Perché non li può esigere i tributi? Perché i tributi, cioè quando io entro nelle tasche di un'altra persona, devo avere innanzitutto il potere per farlo, per poterlo fare. E questo potere è garantito, per esempio, attraverso un pubblico concorso. Cioè se non c'è un pubblico concorso che mi dichiara dirigente del Ministero delle Finanze, io non posso andare a dire, ad individuare l'evasore, cioè non posso accusare chi che sia di essere un evasore. Pubblico concorso. Secondo, per accertare l'evasione devo essere, come dice la Costituzione, l'articolo 97 della Costituzione italiana, devo avere quel potere, mi deve essere conferito. In che modo? Mi deve essere conferito all'interno di una scala gerarchica, perché come dice l'articolo 27 della Costituzione, il 97 della Costituzione, per garantire l'efficacia, l'efficienza degli uffici e la trasparenza, cioè gli uffici finanziari devono essere una casa di vetro, cioè chiunque deve poter leggere dentro la legalità e l'attività che deve essere svolta nella legalità, allora la Costituzione prevede che ci sia un'organizzazione gerarchica. Organizzazione gerarchica, che vuol dire che c'è qualcuno che controlla chi è subordinato a questo qualcuno. E chi è qualcuno che dirige gli uffici finanziari, controlla, che conti, innanzitutto che la normativa fiscale, piccola parentesi, non so se qualcuno di voi, di noi, sicuramente nel tavolo certamente, siamo andati a leggere le finanziarie di questi ultimi 20 anni. Leggi finanziarie, commercialisti, noi ormai abbiamo capito che la legge italiana non è fatta per gli italiani, è per i marziani, se dovessero esistere i marziani, oppure per altri mondi dove naturalmente gli extraterrestri hanno un'intelligenza molto più evoluta di quella degli italiani, perché noi italiani non siamo in grado di capire le leggi finanziarie con il DNA che noi utilizziamo in quanto esseri viventi sulla Terra, noi non siamo in grado di capire, perché nel corso degli anni sono state modificate decine di volte le parole dei commi degli articoli di legge. Cioè il legislatore italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ha modificato un articolo di legge, ha detto questo lo eliminiamo e lo sostituiamo con un altro, ma si è divertito a modificare le parole, ripeto, commi di articoli, e quindi magari sono stati modificati 30, 40, 50 volte. Siccome viviamo in una giungla, in una giungla demenziale di leggi che vengono modificate, e noi abbiamo necessità di avere un esperto che individuiamo
col nostro commercialista. Bene, io credo che neanche i commercialisti abbiano due computer o tre computer dentro il cervello, per cui anche loro ci danno informazioni sbagliate. Le informazioni giuste invece un tempo c'erano, il fisco era molto più semplice, non c'erano state quelle migliaia di modifiche, alle modifiche elevato n, all'infinito. La legge era molto più chiara, per esempio io ero un intendente di finanza e come tale gli intendenti di finanza erano ai vertici del Ministero delle Finanze. Tra i compiti dell'intendente di finanza c'era anche quello del controllo sugli altri uffici finanziari, attraverso la gerarchia, cioè gli uffici impositori, i cosiddetti operativi. L'ufficio operativo un tempo erano, non so, qualcuno sì, ha l'età per ricordarlo, imposte dirette, registro, IVA, dogane, laboratori chimici, insomma tutto questo. Però l'intendente di finanza aveva il compito di controllare che i funzionari, ma anche i dirigenti di questi uffici, operassero nel giusto modo. E com'è che interveniva l'intendente di finanza? La riscossione dei tributi non pagati, cioè quando il contribuente non pagava ciò che doveva pagare, l'ufficio cosa faceva? Trasmetteva all'intendenza di finanza il ruolo di riscossione del tributo non pagato. Ma l'intendente di finanza noi avevamo un ufficio apposito dove controllavamo tutti i documenti che ci avevano inviato gli uffici impositori e controllavamo che innanzitutto il funzionario avesse individuato bene la legge, che la legge fosse stata effettivamente violata, che il conto della contabilità relativa alle sanzioni, pene pecuniarie e quant'altro, fosse quella giusta. Controllavamo anche se concedevamo la ratizzazione e l'intendente di finanza poteva annullare tutto quando per esempio il contribuente dimostrava che l'evasione era dovuta ad una crisi economica per cui o pagava gli stipendi al proprio dipendente oppure doveva pagare le tasse. In una crisi economica in Italia ne abbiamo avute tante, bene, l'intendente di finanza aveva il potere, senza dover chiedere autorizzazione a nessuno, ad annullare tutto. E noi vi posso dire che l'intendente di finanza non ha mai fatto fallire un'azienda. Io non ricordo, in 40 anni di servizio dentro l'amministrazione finanziaria, non ricordo un'impresa fallita, non ricordo una casa ignorata, non ricordo assolutamente episodi di questo genere. Quindi noi avevamo estremo rispetto della situazione economica e sociale nel contesto nel quale viviamo. Invece cosa è successo? Allora, tutto quello che vi ho raccontato, che è la premessa della certezza del nostro diritto, cioè quando ci arriva una cartella notificata da Equitalia, dobbiamo sapere che dal 1992 ad oggi chi ha firmato il ruolo di iscrizione al ruolo del debito tributario, che poi Equitalia deve riscuotere in forma coattiva, non è un dirigente. Dal 1992, chiunque sia dentro oggi gli uffici finanziari, chiunque nomini dirigenti è un falso dirigente anche lui, cioè non è un dirigente che ha fatto un pubblico concorso, non è un dirigente che ha non ha fatto un pubblico concorso oppure ha fatto un concorso interno. E non è il concorso interno, l'articolo 97 della Costituzione non lo prevede come valido per l'attribuzione di un titolo così importante quanto è quello di intendente. Per cui dovete sapere che dal 1992 gli intendenti sono stati eliminati. Sono stati eliminati con un sistema molto particolare, cioè allora è saputa, perché l'abbiamo scoperto dopo 10 anni, ci hanno notificato un atto, col quale sono detto che dal 1992,
quest'atto l'abbiamo ricevuto nel 2000, quindi dal 92, 8 anni prima, eravamo stati inquadrati nella nona qualifica funzionale, nona qualifica funzionale, perché c'erano le leggi richiamate, in base alle quali eravamo stati guardati nella nuova qualifica funzionale. Se andate a controllare le leggi, ci siamo resi conto che erano leggi abrogate. Erano leggi che erano state abrogate dalla Bassanini 2, la legge 127 del 97, e le avevano abrogate per tutti i segretari comunali che avevano la carriera equiparata a quella dei funzionari, dei dirigenti del Ministero delle Finanze. Non solo, ma la legge 127 prevedeva che il Ministero delle Finanze, così come tutti gli altri ministeri o enti che avessero inquadrato i propri dirigenti nella nona qualifica funzionale, dovessero restituire i ruoli di legittima appartenenza i funzionari, i dirigenti, a questo punto retrocessi in carriera, ma non retrocessi di una categoria tra quelle individuate dall'articolo 20, 95 del Codice Civile, ma di due categorie. Cioè, perché il codice 2095 del codice civile prevede che i lavoratori sono divisi in dirigenti, quadri, impiegati, operai. Quindi noi, che eravamo dirigenti ai vertici degli uffici finanziari, siamo diventati impiegati, di semplici impiegati, e siamo stati mandati in pensione. Ma in violazione di che cosa? Non soltanto della nostra carriera, ma soprattutto si è aperto il varco dell'illegalità più grande di qualunque Stato o nazione europea. Perché dal 92 ad oggi manca ogni tipo di controllo sull'operato degli uffici finanziari. Nessuno controlla nessuno. Non esiste più la gerarchia, per cui... E soprattutto non esiste quello che adesso vi leggo, dettato dalla legge 413 del 91, che è una legge molto importante, che ha portato profonde modifiche, che ha istituito le commissioni tributarie, i centri di servizio, i CAF. Bene, questa legge apporta modifiche all'articolo 23 del DPR 602 del 73 e dice: esecutorietà dei ruoli, titolo della legge, titolo dell'articolo 23. Siamo nel 1991, l'intendente di finanza, a cui oggi corrisponde il dirigente di prima fascia, previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorietà dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Era ciò che facevamo noi. Noi avevamo l'ufficio sesto che faceva proprio questo, un reparto sesto dell'intendenza di finanza, con una ventina di impiegati che controllavano l'operato degli altri uffici finanziari, rifacevano i conti, controllavano le leggi, portavano il tutto all'intendente di finanza, l'intendente di finanza non metteva una sigla e lo mandava alla ragioneria provinciale, perché la ragioneria provinciale doveva rifare tutti i conti per vedere se i conti erano giusti. Solo quando la ragioneria restituiva questi documenti, allora l'intendente firmava e trasmetteva alla riscossione, all'ufficio, alla banca in genere che faceva la riscossione. Riscossione che attualmente fa Equitalia. Quindi, come avete capito, e quindi fermo, tutta questa attività di controllo ai sensi dell'articolo dovuta, indispensabile per garantire la legalità di questo paese e di tutti i paesi del mondo, guardate bene, questa attività manca, e mancando questa attività si viola palesemente l'articolo 97 della Costituzione, che ripeto prevede non soltanto che si diventi dirigenti, intendenti di finanza, parliamo di dirigenti a cui vertice c'è l'intendente di finanza e attualmente dovrebbe esserci il dirigente di prima fascia,
dovrebbe, perché non ce n'è neanche uno, né di prima fascia, né di seconda fascia, né tantomeno di semplice dirigente, tutti gli attuali dirigenti si sono nominati tra di loro. Anche chi nomina il dirigente è un falso dirigente, non ha nessuno, ha fatto un pubblico concorso dentro l'amministrazione finanziaria. Poi che ci sia un segretario comunale può anche essere che sia un dirigente, ma non è un dipendente assunto tramite un pubblico concorso per coprire i vuoti di organico dentro gli uffici finanziari. Vuoti di organico, badate bene, che dovevano essere riempiti ogni anno con i dipendenti che andavano in pensione. Noi abbiamo adesso una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 37 del 2015, che grazie a Giancarlo Sbarra e all'avvocato Medici da anni si battono con la sottoscritta portando avanti la questione dei falsi dirigenti. Noi siamo riusciti, grazie alla capacità dell'avvocato e di Giancarlo, siamo riusciti a convincere della bontà dei nostri richiami normativi, perché abbiamo parlato facendo riferimento a precisi richiami normativi. Ebbene, la Corte Costituzionale ha confermato quello che aveva già detto il Consiglio di Stato, cioè che su un organico di 1200 dirigenti 800 no, erano dei semplici impiegati che non avevano mai superato un pubblico concorso, e io posso aggiungere che gli altri 400, perché ho i documenti, sono coloro che hanno superato un concorso interno che non dà titolo abilitativo a diventare dirigenti. E purtroppo questi signori che oggi sono dirigenti sono anche responsabili di un reato gravissimo che dobbiamo denunciare, perché sono colpevoli di usurpazione di pubblici poteri. È un reato enorme, guardate bene, soprattutto alla luce di quanto previsto dal regolamento di autotutela, regolamento numero 37 del 1997, dove si prevede che solo i dirigenti inquadrati nei ruoli dirigenziali di cui al DPR 748 del 72, perché vengono richiamati, che poi, cioè i vecchi uffici finanziari, che poi sono diventati dipartimenti fiscali, che poi sono diventati agenzie fiscali, ma mi parla sempre di quei dirigenti assunti tramite pubblico concorso, solo loro possono annullare gli atti. Quando un atto è nullo, cioè gli attuali dirigenti, chiamati per falsi dirigenti, non possono esercitare un'attività importantissima, che è quella dell'annullamento, davanti a un atto illecito e legittimo, l'attuale dirigente non lo può annullare. Chi lo annulla? Quindi dobbiamo dire alla Cassazione che non è vero che l'atto raggiunge comunque i suoi effetti anche se firmato da chi non è dirigente, perché è delegato da un altro falso dirigente. Dobbiamo dire che si informi bene la Corte, la Cassazione, quello che dice il regolamento di autotutela. L'autotutela, l'atto è nullo, soltanto lo posso annullare se illecito e legittimo, ma l'attività di annullamento la può esercitare soltanto un dirigente assunto tramite un pubblico concorso, attualmente individuato all'articolo 3, articolo 3 del decreto legislativo 165 del 2001, tra i dirigenti non contrattualizzati, in regime di diritto pubblico. Sono questi i dirigenti che possono annullare gli atti illeciti e legittimi dell'amministrazione. E tenere presente una cosa che comunque va segnalata, che se noi andiamo in commissione tributaria a rivendicare il nostro diritto, cioè la nullità della cartella, nel 90% dei casi ci danno torto, perché il magistrato della commissione tributaria dà ragione ai falsi dirigenti. E qui si apre uno scenario dove non mi voglio addentrare, ma potete immaginare benissimo di che cosa stiamo parlando. Grazie.